Ma salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Kids e oggi vi andrò a raccontare una delle creepypasta di cui si aggira in Dress to Impress. Sarebbe questo giochino molto carino che è sulla piattaforma di Roblox e sta spopolando ultimamente. Ma in realtà questo gioco veniva giocato già ad aprile. In questo gioco però, molto carino e simpatico, dove potete appunto creare e sfilare, realizzare quindi modelli carini, con abiti cute o comunque rispettare i temi della sfilata per poi vincere. Il primo premio, il secondo premio, il terzo premio, oppure non vincere. Vabbè, insomma, lo conoscete il gioco. L'ho anche provato sul canale una volta. In ogni caso, per chi non conosce di questo gioco, è all'interno, perché Roblox ha all'interno diverse modalità. Quindi diciamo che Dress to Impress è una modalità di Roblox. Gioco che è adatto a tutte le età e ha diverse mappe in cui possono accedere tutti, altre per invece persone più grandi, eccetera, eccetera. Non sto qui a parlare di Roblox, ma appunto di questa vicenda. Praticamente però in questo gioco abbiamo effettivamente degli NPC all'interno del gioco, di cui uno è Lana, questa ragazza che a quanto pare ogni volta che andiamo a sfilare ci fa le unghie, quindi fa la insomma l'estetista nel Dress to Impress. Però effettivamente, come possiamo ben notare, è l'unico NPC del gioco. Anche perché nelle altre selezioni, quando tu vai a farti il colore della pelle oppure vai a truccarti, non c'è effettivamente nessuno. L'unico NPC è questa Lana. E ora vi andrò a leggere una parte della storia. Quindi mi raccomando, prima che iniziamo, lascia un bel like se ti è piaciuta la mia spiegazione e per far continuare nel prossimo capitolo la storia. Se ancora non l'avevi ascoltata da nessuno o se ti va di sentire la mia versione. Anche perché questo personaggio in realtà non dovrebbe essere un player, ma appunto un NPC. L'unica cosa che poi la faccenda diventerà abbastanza particolare. Tutto quello che sto leggendo lo trovate sul forum dei fan. Quindi ovviamente io sto leggendo una cosa che è stata scritta da altre persone che hanno documentato le scene, anche perché io non ne sapevo niente fino a poco tempo fa. Quindi, dato che mi ha interessato particolarmente la storia di Creepy di questo gioco, diciamo un retroscena abbastanza particolare, ve la sto oggi a raccontare. Ovviamente sarà divisa in varie parti come avevo detto prima. Non mi dilungo e andiamo col racconto. Lana, semplicemente chiamata Nail Lady, è un'inotecnica che lavora nel salone all'interno di Dress to Impress. Potrebbe sembrare una comune estetista NPC. Tuttavia, indizi nascosti e aggiornamenti nel corso del gioco rivelano una storia più profonda di risentimento e ribellione in fremito. È l'antagonista principale della storia di Lana Lore. Cioè, allora, guardiamo l'aspetto, comunque vi metterò le immagini appena le carico. A quanto pare, questo personaggio indossava all'inizio la gonna. E vediamo l'aspetto. Lana può essere trovata nel salone,
adornata con il suo caratteristico chignon marrone, con un dolce vita bianco e sporco, jeans skinny bianchi e tacchi bianchi. Completa il tutto con una cintura grigia con una fibbra bianca, con la lettera K in rilievo. Nonostante sia una nail artist, le sue unghie sono bianche. Sorride, mascherando il dolore e la miseria della sua vita. Prima dell'aggiornamento del 20 aprile del 2024, presentava il suo nuovo salone. Lana indossava originariamente una semplice minigonna bianca senza cintura. Quindi, nel 20 aprile, prima di questo aggiornamento, Lana aveva questa caratteristica di questa gonna. Quindi diciamo che il suo primo aspetto in realtà era con la gonna. Dopo l'aggiornamento, invece, indossava questo pantaloncino, questo pantalone di cui vi ho letto la descrizione. Quando la sua postazione inattiva si vede di traverso sulla sedia con i piedi sollevati sul lato destro, mentre si lima e si ammira le unghie. Dopo l'aggiornamento dell'11 agosto del 2024, quindi quest'estate, Lana ora indossa un ombretto verde brillante perché avevano fatto una collaborazione, rilasciata il 27 agosto. Nel video ufficiale che accompagna l'annuncio, Lana è una delle modelle che sfilano sulla nuova passerella a tema Brat. Dopo l'uscita della collaborazione, le sue unghie e la sua lima per unghie sono state ricolorate di verde brillante, con la lima che ora presenta un nuovo motivo verde scintillante, aggiunto per abbinarsi all'estetica Brat. E qui effettivamente ci fanno vedere proprio le foto. Allora, poi però a un certo punto qui spiega un po' la lore di Lana. Anzi, cominciamo con un artefatto che Gigi contattò Lana inviandole una lettera. Quindi qua comincia un attimo a diventare, cioè cominciamo a capire un attimo la storia di questa Lana. Gigi ha reclutato Lana perché Lana aveva accumulato un'enorme quantità di debiti medici a causa di una sconosciuta malattia cronica che rendeva persino cioè che richiedeva la chemioterapia. Nelle parole di Lana, non lo so per certo, ma ha fatto la chemioterapia e dalle mie fotografie mostra il mio percorso attraverso di essa, ha detto, riferendosi alle foto appuntate sulla bacheca dietro, sulla scrivania del suo salone. Hanno pagato molto bene Lana e si sono persino offerti di coprire tutti i suoi debiti medici, quindi ha accettato l'offerta. Quindi di conseguenza Lana, avendo questo tipo di problema e non avendo la possibilità di pagarsi queste spese mediche, ha accettato il lavoro da appunto estetista da Gigi, che dovrebbe essere in teoria una delle creatrici di questo gioco, deducono. La vera storia. Ah no, aspettate, mi sono confusa. Darben di Arben ha progettato specificatamente Lana per essere una lavoratrice dedicata al salone di bellezza per impressionare. Ma Lana si è stancata di questa vita ed è riuscita a scappare. Di Arben, fingendosi innocente, ha fissato frasi e manifesti di scomparsa, creando un'illusione di preoccupazione. Tuttavia, all'insaputa di tutti, Di Arben ha orchestrato
la scomparsa di Lana e la Dinesi grida in Amin di ostaggio. Infatti nelle foto si vede che Lana è all'interno di una gabbia e non si sa per quale motivo. Questa cosa era disponibile in game appunto all'inizio della storia da aprile. La vera storia di Lana. Il suo nome è Lana, conosciuta come la signora delle unghie. È venuta qui per dire che è stanca di fare le unghie alle persone 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza alcuna ricompensa. Come sapete, cliccando sul diario e sulla lista degli obiettivi, ricevete delle unghie lunghe realistiche per le dita dei piedi e per le mani. Molti hanno ipotizzato che questi accenni alla sua esasperazione nel fare le unghie alle persone preferirebbe rendere i giocatori brutti invece di andarsene personalmente. Quindi praticamente invece di fare le unghie belle, dato che si è appunto rotta le scatole, ha deciso di fare queste unghie lunghe anche ai piedi, rendendole poco carine, poco esteticamente brutte. E notiamo nelle foto del suo diario, in cui ci sono le sue foto, in cui in una non aveva i capelli, quindi simboleggia il fatto che stava facendo le chemio. Io quando ero felice, la famosa foto sua con le cipolla. E poi c'è anche in realtà l'ID di un utente che fa che se va andato a cercare effettivamente corrisponde all'ID di Lana. Quindi in realtà questo NPC avrebbe anche una persona dietro ad essa, perché altrimenti non ci sarebbe un ID utente di una persona all'interno, cioè dietro di Lana, ok? Quindi all'inizio era un personaggio NPC, ma poi la faccenda si fa anche più interessante perché notiamo che c'è una vera persona dietro al personaggio di Lana. Quindi effettivamente la storia diventa molto più... scusate. Sospetta. E nel diario... cioè, sia un'annotazione che l'elenco degli obiettivi. E ora ve li vengo a leggere. Allora, annotazione del diario 1. Caro diario, odio questo posto. Lavoro qui da 5 anni. 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Nessuna pausa e nessuno mi rispetta o sa come mi chiamo. Mi chiamo solo la signora delle unghie, quando in realtà sono molto di più. Il mio nome è Lana, ma nessuno mi chiama così. E odio questo posto. Un giorno scapperò, ma nessuno importerà. Mi danno per scontata, ma non sono così povera. Sono più di una semplice signora delle unghie. Sono un essere umano. Sono stanca di trattenere le lacrime. Mi ritorcerò contro tutte le persone che approfitteranno dei miei servizi gratuiti per le unghie e mi vendicherò quando meno se lo aspettano. Darò fuoco a questo terribile studio per unghie. Quindi diciamo che l'obiettivo principale di Lana è appunto distruggere il gioco di Death to Impress. Elenco degli obiettivi, ci sono diverse cose scritte, ora ve le metterò a schermo sicuramente appena riesco, anche perché sono un po' indecifrabili, quindi ve le metto magari in inglese se voi sapete meglio l'inglese, sapete insomma vedere. Arriviamo al giorno dell'aggiornamento 20 aprile. Nell'aggiornamento è stata rivelata una nuova pagina del diario di Lana, quindi questo era l'inizio del diario, in cui esprime il desiderio di una vendetta migliore di prima. Accanto alla sua postazione per le unghie è esposto un supporto di un vestito bianco strappato. Cliccando su questo vestito apparirà un messaggio come puntini, punti, cioè punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo.
In una delle sue annotazioni nel diario, il suo ID utente di Roblox, e qui ci sono i numeri, quando inserisci questo ID su Roblox vedrai l'indirizzo dell'account di Lana, Lana Doe Snails. Ha un esame più attento, il suo cassetto contiene un foglietto di carta che riporta anche il suo ID utente di Roblox. Se vai sul suo profilo, la descrizione recita: stanno ascoltando, per favore ditemi di no, non sono al sicuro, seduta su questa scrivania non c'è la vera Lana. Io sono la vera Lana. Mi sentite? Sono io la vera Lana. Se tutti voi aveste detto grazie o anche solo sorriso alle mie indicazioni, niente di tutto questo sarebbe mai successo. Non posso dire di provare rimorso per quello che sta per succedere. Chiunque gestisca questa sfilata è malvagio. Tutti quelli che ci saranno dietro sono malvagi. Sono stata portata via dalla mia vita normale e costretta a lavorare, inalando tutti quei profumi terribili, acetoni ogni singolo giorno, dipingendo le unghie di queste persone, e un giorno mi vendicherò. Poi viene cambiata questa descrizione e dice: trovo ancora felicità nelle piccole cose della vita, nonostante la mia situazione. Ho sanguinato, ho pianto e molto altro. Eppure eccomi qui, tutte le tragedie che si sono verificate sono state pietre miliari sulla strada del successo. E un giorno avrò successo, prenderò il sopravvento. Tuttavia, a volte mi chiedo se i patrons e Horizon abbiano ragione. Ovviamente, questi due che ha citato sono delle classificazioni nel suo gruppo, perché lei ha anche il suo gruppo di persone. Forse sono manipolata. Mi sono sentita insoddisfatta per come sono stata trattata e ho iniziato a vedere le sue ali malevole. Potrei svegliarmi, però, se mi vedete giocare, ad ogni caso ho bisogno di una pausa da tutti i doveri che accompagnano il risveglio. Sentitevi liberi di unirmi a me, tuttavia le attività legate al risveglio si svolgono durante i questionari. Il risveglio credo che sia il gruppo di cui vi parlavo prima. Ovviamente farò un altro video dove vi spiegherò che cosa sono queste cose in particolare che sto leggendo, perché altrimenti è veramente difficile. E qui ci fermiamo con il primo giorno, che è il 20 aprile. Poi ci sono altre date, quindi l'aggiornamento del 17 maggio, del 29 giugno, altri contenuti sul diario. E poi ovviamente c'è molta lore, c'è il 23 aprile, la galleria, YouTube di Lana, veramente c'è di tutto e di più. Quindi se vi è piaciuto come ho letto e come vi ho raccontato della prima parte della storia di Lana del 20 aprile, fatemi sapere se vi è piaciuto. E noi continuiamo con la prossima parte, che è il 17 maggio, che c'è una prima annotazione, e anche di giugno, che c'è un'altra annotazione. Fatemi sapere, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!